Forse era più giusto il silenzio, magari rompendo in sicurezza un oggetto vecchio, perché così vuole la tradizione, anche con rabbia e tristezza per un anno che ha portato via migliaia di persone a causa di questo maledetto virus invisibile. Forse. Di sicuro non era questo il capodanno da celebrare con fuochi pirotecnici chiassosi e pericolosi. Una lieve diminuzione c'è stata e di conseguenza anche il numero dei feriti è sceso drasticamente, ma in tanti non hanno rispettato le ordinanze con divieto di sparare botti emesse dai sindaci praticamente di tutti i comuni del territorio. Un deterrente che non è servito, non è bastato, perché anche lo sparo dei fuochi è purtroppo diventato ormai una sorta di errata consuetudine della gente, un rituale, a volte anche una sfida che mostra i più colorati e accattivanti. Per gli anni a venire è probabilmente giunta l'ora di regolamentare per bene questa situazione al di là delle ordinanze. 31 dicembre certamente senza musica, senza concerti di piazza, senza cinema, senza socialità esterna, ma con tanta movimentazione nelle nostre città, tanto che c'era traffico un po' ovunque prima di cena, a dimostrazione che le case si sono riempite ben più delle visite consentite di due persone più minori. E oltre il limite delle 20, ore 22 nelle uscite, perché qualche ora dopo, la mezzanotte, il flusso del via vai per le strade è stato a dir poco corposo. Forse ci si aspettava più rispetto per i morti. E come ha scritto il portavoce del sindaco di Sarno, Canfora, Antonio Orza, in una città a lutto e nonostante un'ordinanza di divieto del sindaco, si può essere così insensibili e irrispettosi? Sarno, infatti, poco prima dell'ultima giornata di questo tragico 2020, aveva salutato l'avvocato Gaetano Ferrentino, morto tragicamente e prematuramente. Giovane professionista, giornalista, politico della gente tra la gente, amante del calcio, dello sport e soprattutto della sua città. Insomma, non è stato salutato così come avrebbe meritato. Tornando ai fuochi, è solo stata apparente una diminuzione delle esplosioni a Salerno, nelle Due Nocere, a Pagani, praticamente ovunque. In alcune di queste città è sembrato che le esplosioni siano state anche di una durata superiore all'anno scorso, anche se per fortuna si sono registrati meno feriti, specie in provincia di Salerno. Nella città capoluogo, un ragazzo ferito ad una gamba colpito da una scheggia di un petardo. Una donna di Scafati invece si è ustionata a causa di alcuni botti ed è stata medicata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Sempre nel nosocomio nocerino si è registrata l'arrivo di molti bambini con febbre alta, ma con condizioni non legate alla pandemia da coronavirus. Alcuni bambini sono arrivati al pronto soccorso perché caduti in casa. Insomma, piccoli incidenti. Napoli, ovviamente in Campania, era la città tra le più attenzionate rispetto al problema botti. Ebbene, rispetto all'anno scorso c'è stata un'importante diminuzione dei feriti, da 48 ad 8. Tutti maggiorenni, nessuno in pericolo di vita. Il caso più eclatante è quello del ferimento di una donna che, mentre era sul balcone di casa dell'anziana madre a Mugnano di Napoli, è stata raggiunta alla testa da un proiettile vagante. Il colpo l'ha ferita all'occipite. Tragedia, per fortuna, solo sfiorata. Al Cardarelli è stato ricoverato un extracomunitario privo di documenti che rischia di perdere una mano. All'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, invece, è giunto un sedicenne rimasto ferito in modo grave a Solofra. Rischia gravi conseguenze alla mano destra e all'occhio destro. Nello stesso ospedale, specializzato in chirurgia degli arti superiori, ricoverato un 57enne di Napoli che ha riportato lo spappolamento di una mano.